Al prossimo match siamo nella K1, siamo a 72 kg, si avvia con passo deciso verso il ring Ayub Rebua, 26 anni, rappresenta la Spagna e arriva da Girona, record di 18 vittorie, 5 sconfitte e 4 pareggi, è alto 1,83 m e rappresenta il Thunder Steam. Eccolo qui Ayub Rebua. Ayub Rebua Bentaib. All'angolo rosso del team Kick and Punch da Milano, Georgian Cipeanu. E questo è l'ingresso di Georgian Cipeanu, 30 anni, è nato in Romania ma vive in Italia. Record di 48 vittorie, 5 sconfitte e un pareggio. È l'ex campione mondiale Waco Pro di K1 a 69,1 kg. Titolo che conquistò nel novembre 2019 in Francia battendo i punti il beniamino di casa Marvin Ulrich. Eccolo qui Georgian Cipeanu che sale sul ring. La Kick and Punch Promotion presenta un International Prestige Fight nella disciplina K1 Rules sulla distanza di 3 round per la divisione 72 kg. Arbitro di questo incontro è il signor Stefano Valenti da Rozzano Milano. All'angolo blu, 27 incontri disputati, 18 vittorie, 5 sconfitte, 4 pari per lui. Per il Thunder Steam da Girona, Spagna. Ayub Rebua Bentaib. All'angolo rosso con 54 match, 48 vinti, 5 persi e un pari, già campione d'Italia Waco Pro, già campione del mondo Waco Pro, da Milano, Italia, The Iceman, Georgian Cipeanu. E dunque ci siamo, settimo combattimento in scaletta, siamo a 72 kg, siamo nella K1, The Iceman Georgian Cipeanu contro Ayub Rebua. Siamo pronti a partire. E atteniamo soltanto il suono della prima campana, che arriva adesso, via. È la prima ripresa, first round. Entrambi in guardia ortodossa, gamba sinistra avanti. A vuoto questo high kick di Rebua. Fase di studio, poi arriva un low kick di Cipeanu. Cerca il diretto destro e il low kick Rebua, però low kick anche di Cipeanu. Poi finta da parte di Cipeanu, cerca il frontale Rebua. Mette anche il jab. Ha provato un'incursione, l'ha soltanto accennata Rebua, poi mette il jab al corpo con la mano sinistra. Poi calcio in girata di Cipeanu, sinistro corto interessante di Rebua. Poi cerca ancora il jab Rebua. Avanza piccoli passi Cipeanu, però è Rebua quello che sta mantenendo più attivo coi colpi. Poi cerca ancora il jab, sempre Rebua, poi pure il low kick interno. Poi ganci corti a parte di Cipeanu. Chiuso contro l'angolo Rebua per un attimo, montante sinistro portato al corpo da parte di Cipeanu. Poi 1-2 di Cipeanu che carica anche il gancio destro. Poi il low kick di Cipeanu, 1-2.
calcio in girata al busto di Cimpeanu, però va a segno anche Rebua con forse un colpo basso, si continua. Destro di Cimpeanu mentre avanzava Rebua. Poco più di un minuto alla fine di questo primo round. Poi lo kick di Cimpeanu, due volte. Poi il gancio sinistro e poi il destro di Cimpeanu che arrivano a destinazione sul volto di Rebua. Al corpo e al volto ancora Cimpeanu, bella combinazione in cui mette anche lo kick. Il cronometro va, 30 secondi o poco più. Alla fine del primo round, diretto destro di Rebua, buona iniziativa. Ora vicino alle corde lo spagnolo e approfitta Cimpeanu per mettere ancora i suoi low kick. Poi calcio in girata al volto da parte di Cimpeanu. Cerca la ginocchiata saltata a Rebua, break chiamato dall'arbitro. Siamo agli sgoccioli. 1-2 di Cimpeanu, mette anche la kick. Suona la campana, finisce qui il primo round. ...60 secondi di pausa in cui gli atleti possono rifiatare, ascoltare le dritte da parte dei rispettivi coach. Qui siamo all'angolo di Cimpeanu, alto 1,77 m, i suoi modelli nella kickboxing sono Andy Sauer e Raymond Daniels. Si allena sotto la guida di Angelo Valente e rappresenta il team Kick and Punch. Questo invece è Ayub Rebua, che oggi insegue la sua 19ª vittoria. Fuori i secondi, second sound. Finisce il minuto di pausa, arrivano altri 3 minuti di combattimento. Tocco di guanti e suona la campana. La seconda ripresa, round 2. Ha provato ad andare al corpo Rebua, ma subito Cimpeanu prova a mettere pressione per spingerlo contro le corde, sinistro e destro di Cimpeanu. Colpi arrivati in maniera pulita, ha caricato poi un gancio Rebua, lo kick allora di Cimpeanu, un altro ancora e un altro sulla gamba avanzata di Rebua. Sta subendo tanti colpi alle gambe lo spagnolo, un altro ancora. Poi il diretto destro di Cimpeanu. Middle kick di Rebua. E il primo kick di Cimpeanu. Accenna un colpo in girata Cimpeanu, non lo scaglia del tutto. Qui rischiano di incrociarsi coi ganci. È passato un minuto nel secondo round. Al corpo Rebua che mette anche un low kick. Lo kick anche di Cimpeanu, è il colpo che sta utilizzando maggiormente in questo match. Poi 1-2 di Rebua, risponde subito Cimpeanu, ottimo calcio girato al corpo, questa è un'ottima arma nell'arsenale di Cimpeanu, l'ha usata spesso anche in passato. Siamo esattamente a metà del round numero 2, quindi anche a metà del match. Ancora lo kick di Cimpeanu. Lo kick anche di Rebua al corpo con un duro montante Cimpeanu. Montante al corpo anche di Rebua. Poi lo kick dello spagnolo vicino alle corde. Assegno il destro di Cimpeanu. Poi prova l'avanzata Rebua, nessuno mette colpi però. Break dell'arbitro, ultimi 60 secondi del secondo round. Lo kick di Cimpeanu, l'ennesimo in questo match. Cercava il frontale Rebua, non è arrivato a segno in maniera pulita però. Allora ha dato al corpo Cimpeanu. Ha cercato ancora il calcio in girata al corpo Cimpeanu. Però non è stata la sua migliore esecuzione. Allora torna a utilizzare lo kick.
poi destro duro al volto di Cimpeanu due volte, bella combinazione, mancano 20 secondi alla fine del round, sta accelerando Cimpeanu, ancora il gancio e il diretto, va pure al corpo con le montante sinistro. Siamo agli sgoccioli di questa ripresa, buonissima chiusura di round da parte di Cimpeanu, time out. Atleti all'angolo neutro, sta protestando un po' Rebua e Cimpeanu viene lasciato il tempo di riprendere, può subito continuare, la campana è vicinissima, infatti arriva in questo istante, secondo round consegnato agli archivi, entreremo tra poco nel terzo e ultimo round. Questo è lo sguardo di Georgian Cimpeanu, che pratica kickboxing da quanto a 10 anni. Questo è il suo ritorno sul ring dopo circa un anno. Nel suo ultimo match ha battuto ai punti Danut Mihail a The Night of Kick and Punch 14. Anche la ring girl ce lo ricorda. È il terzo round che arriva tra pochi istanti. Qui siamo all'angolo di Rebua, che ha superato la tempesta sul finire del round precedente. Buoni 3 secondi. Vediamo in che condizioni sarà all'inizio di questo round. Fuori secondi, finisce il minuto di pausa. E quindi inizia l'ultimo round di questo match. Ed ultima ripresa. This is the last round. Lo kick subito di Cimpeanu, dopo che Rebua aveva provato un gancio. Poi altra combinazione di Cimpeanu, montante e gancio. Rispondere Bua, montante al corpo di Cimpeanu, cerca la kick, si protegge col guantone Rebua, però ancora Cimpeanu che riesce a spingere contro l'angolo per un attimo Rebua, ora ci si sposta al centro, lo kick di Rebua gli restituisce subito il favore Cimpeanu, cerca la kick Rebua, l'ha parato Cimpeanu. Poi ha tentato la soluzione al corpo Rebua, incassa un destro di Cimpeanu nell'avanzare, passato un minuto, a vuoto il low kick di Rebua, ancora allora il low kick di Cimpeanu, poi il destro di Rebua, jab di Cimpeanu, sonda dalla distanza, mette un montante al corpo, ha provato anche Rebua a provare a partire coi colpi. Scambio di jab, ginocchiata al busto tentata da Rebua, siamo esattamente a metà del terzo round, middle kick di Rebua, low kick di Cimpeanu, ora chiuso nell'angolo lo spagnolo e si va nel clinch, prima volta in questa ripresa, poi cerca la combinazione di due colpi Rebua, ancora low kick di Cimpeanu. Serve davvero la calcolatrice per contare tutti i low kick che Cimpeanu ha messo in questo match. Poi il jab di Rebua, arriva subito Cimpeanu nuovamente a farsi sotto. Cerca il calcio in girata, arriva il middle kick però di Rebua che subisce il gancio destro di Cimpeanu. Poi montante, prima al volto e poi al corpo, poi il diretto destro di Cimpeanu. Qui perde la base Rebua, 28 secondi alla fine. Direi Cimpeanu in controllo del combattimento, ha cercato un calcio in girata interessante. Non ha trovato il bersaglio, prova ancora l'acrobazia Cimpeanu. Poi mette il jab sinistro interessante di Rebua che cerca il calcio in girata al busto, sorride anche Rebua. Siamo ormai di sgoccioli, combinazione dello spagnolo, fase di clinch, suona la campana, il match è finito qui. A mio parere Cimpeanu ha vinto portando a casa primo e secondo round, terzo round vuol dire molto equilibrato.
alza il braccio al cielo Rebua, non sono così sicuro onestamente che abbia vinto questo match, per me è una vittoria di 5 anni. Qui inquadrato Cimpeanu mentre si toglie i guantoni, sembra esserci soddisfazione al suo angolo, scappa anche un mezzo sorriso a Cimpeanu. Completate dunque tutte e tre le riprese di questo incontro, eravamo a 72 kg, l'arbitro è al centro, aspetta che arrivino gli atleti. E tra poco arriverà anche Valerio Lamanna con i cartellini e quindi anche con il verdetto. Ecco che anche Cimpeanu raggiunge l'arbitro. E ci siamo, arriva Valerio Lamanna, allora ascoltiamolo. Per la premiazione di questo incontro chiamiamo all'interno del ring una modella che è stata anche Miss Marche 2016 all'interno del concorso di Miss Italia, Darin. Siamo al verdetto. Vince questo incontro ai punti con decisione unanime. Georgian Cimpeanu! Georgian Cimpeanu! Georgian Cimpeanu! Complimenti! Vince per decisione unanime, avevo letto bene dunque il combattimento, ottiene così la 49esima vittoria della sua carriera e infligge invece la sesta sconfitta ad Ayub Rebua. Darin premia i due fighters insieme al maestro Angelo Valente del team Kick and Punch e vorrei anche un grande applauso per il suo storico